Credo che la radiografia sia nelle ultime parole di Collins in risposta alla domanda della Betta su questa partita, cioè il fatto di aver giocato una partita di presenza, di essere dentro, al di là della situazione specifica di Siena, che credo che Simone vi abbia spiegato, che inequivocabilmente poi abbiamo preso in considerazione anche noi. Credo che oggi noi abbiamo comunque, siamo riusciti a fare più cose nella stessa azione difensiva. Siamo riusciti a fare un cambio su un pick and roll come avevamo deciso di fare, poi siamo andati a raddoppiare su un post basso dove c'era un mismatch, siamo riusciti a ruotare, siamo anche riusciti a prendere un rimbalzo. Quello che purtroppo non abbiamo completato forse è tenere fino in fondo con la durezza mentale per non inciampare in un contatto, inciampare mentalmente chiaramente in un contatto piuttosto che in una situazione non favorevole, ma quando giochi contro una squadra che esce al di là dell'inattività di ultima, ma esce da una serie di playoff di Eurolega, gioca da Eurolega indipendentemente dal fatto del valore della squadra, ma gioca da Eurolega, cioè ha giocato 10 giorni partite in cui è permesso di tutto e quindi si trascina l'abitudine a fare questo tipo di... E allora se tu ne prendi atto e non cadi e non inciampi ma sopporti e non, allora probabilmente continui a fare la partita che hai fatto per 35 minuti. A una domanda ti faccio un po' Marzullo, faccio una domanda, se la risposta oggi avremmo potuto e dovuto avere un po' più di coraggio a livello offensivo nell'andare, nell'attaccare. In realtà valutiamo bene la complicità di contro chi giocavamo, ma in realtà abbiamo sprecato 3 o 4 palleggi di troppo e ci siamo poi imbarcati in rallentamenti offensivi che comunque contro Siena paghi, perché alla fine c'è organizzazione, struttura, capacità per poi cambiare nelle situazioni finali e che sono cambi attraverso i quali loro resistono, non sono cambi facilmente battuti. Però io ho detto alla squadra che non ci sono cioè ci sono tanti motivi per non buttare via, per tenere qualcosa da questa partita. Teniamo qualcosa da questa partita e ricominciamo una settimana, la prima di una, oggi una serie di settimane, e significa una serie di partite. A questo punto riterrei definire decisive, non nella globalità ma presa una a una. Adesso voi che avete più argomentazioni, fate le domande, io sviluppo meglio le risposte. Prego. No, chiedo la stessa cosa che ho chiesto a Collins e soprattutto la chiedo anche a te, perché come la strategia con cui avete preparato insieme questa partita, insomma, è stata eccellente. Se Pianigiani stesso ha detto che è disseminato il campo di trappole, quindi non so, date il massimo in questa partita, crescono un po' di rimpianti vedendovi anche attuare certi accorgimenti, il riferimento alla zona rispetto ad altre partite, sì, cioè non solo c'è stata solo la grinta secondo me questa partita, per cui dico, se siete così, perché non vedere certe cose anche in altre partite, visto che siete riusciti a farle bene contro una squadra più forte. Vedi, in realtà noi, cioè, così, parlando dell'ultimo periodo, nell'essere inguardabili come siamo stati, forse il riferimento è Biella. Veleton è una squadra comunque di un target fastidioso per noi. Se i tuoi riferimenti di rimpianti sono estesi sul campionato, io credo che tutte le squadre poi debbano alla fine dell'anno, cioè avranno alla fine dell'anno i rimpianti.
che ci sia, voglio dire, il fatto di poter lavorare in un certo modo e non a strappi può essere un motivo, non lo so. Il fatto probabilmente anche di aver messo la giusta tensione, in quanto la giusta tensione è la tensione leggera, non la tensione pesante invece di altre partite, perché poi l'aspetto mentale è molto importante. Credo che alla fine dell'anno faremo la conta. È importante che piuttosto che fare questo, magari alla fine dell'anno faremo la conta del come e del perché delle occasioni perse, secondo me è importante che invece oggi, ancora ad aprile, la squadra mostra dei margini, sia ancora in grado di poter fare dei miglioramenti, e mi permetto di dire che questo ci deve servire a noi come motivazione sull'immediato, ma deve servire anche capire quanto questo gruppo strutturalmente, e parlo della base, parlo della struttura forte a livello numerico, possa poi avere dei miglioramenti nei prossimi giorni. E mi spingo oltre, faccio un riferimento anche molto più lontano rispetto a quello che è la fine del campionato. Deve essere un fattore da valutare anche questo. Altro? Posto così? No, se non ci sono sulla scavolina farei una. Prego. Lampo oggi. Ti chiedo, divagando un attimo sull'Eurolega, cosa hai pensato, visto che il tuo rapporto con Pianigiani va oltre anche alle cose del campionato, dopo gara 1 ad Atene, qual è stata la tua sensazione quando hai visto la partita? E poi ovviamente applicata a quello che è successo. Ma no, quello che penso, quello che io no. Io credo che la forza di Siena sia quella innanzitutto di aver, al di là dell'aver vinto tanti titoli negli anni, di aver strutturato un sistema attraverso il quale c'è una autostima che grazie alle vittorie poi si è sviluppata a livelli che stiamo vedendo. E le qualità non potevano sciogliersi, questo tipo di qualità non si poteva sciogliersi attraverso una partita, di questo ero certo. Che poi ci fosse, e io per primo lo dico, la certezza o l'ipotesi che la serie playoff andasse come è andata, difficile poterlo prevedere allora ed è molto più difficile ammetterlo oggi, ma il risultato acquisito, no? Tutti potrebbero dire io pensavo che, però sicuramente che se fosse una reazione era scritto, è scritto nel DNA, nelle tracce del DNA di Siena che ci fosse una reazione, assolutamente. Prego. Qua c'è un commento sulla prova di Alessandro e di Almo. So che non ami parlare di singoli, ma è la domanda che tutti hanno in testa. Abbiamo, io voglio dire, ho capito, cioè, però io non è che mi nascondo dietro al fatto che non amo parlare dei singoli, quindi evito. Io devo fare una valutazione sulla squadra, i giudizi li date voi. Voglio dire, che credo di avere sempre rispettato in sede di discussione inteso, no? Rapporto. E quando ho la fortuna di leggervi, io credo di oggi, secondo me, noi abbiamo l'assoluta necessità di recuperare i più possibili giocatori. Abbiamo bisogno. Poi noi, e il primo della lista sono io, devono mettere tutto a disposizione perché questi ragazzi siano recuperati, la mia massima disponibilità, la mia massima fiducia, la mia massima. La squadra deve fare altrettanto e lo sforzo maggiore devo far loro. Ma questo, io sono già su domani, quindi
Ho già scavalcato oggi, non posso pensare a oggi. Oggi mi serve per affrontare domani, mi serve per fare un commento sulla partita di oggi, che deve prevedere invece un commento globale su tutta, la squadra, sulla prova della squadra, su come si è presentata, su come ha tenuto. Mi fa piacere che la percezione del playmaker sia stata quella di aver sentito una squadra presente, che ci ha provato, che ha subito, che non ha mollato pensando cazzo contro Siena, no, siamo ritornati, abbiamo, ecco, questo è secondo me una forza importante ed è forse il primo mattone a cui facevo riferimento prima, da non buttare via, cioè da tenere, un mattone su cui poi cerchiamo di costruire il nostro prossimo futuro. Per cui questo è quello che sicuramente mi ha scritto un bigliettino, vado del bugiardo, cioè sostanzialmente. No, ma il rischio della squadra è stato lodevolissimo. Devo dire la verità. Fantastico atteggiamento. No, però, secondo me ha fatto anche delle cose interessanti, soprattutto a livello difensivo. Anche cioè, sui mismatch, bellissimo, niente da dire. Mi ha fatto una partita. Ci avevamo un americano. Per cui, voglio dire, oggi questo è l'atteggiamento che io devo avere con i giocatori, con i ragazzi, inteso Aleksandrov e Almond, la squadra deve lo stesso atteggiamento, ci teniamo questa pietra, l'atteggiamento, secondo me oltre l'atteggiamento c'è stato anche qualcosa di tecnico, insomma, di costruito da fare complimenti ai giocatori, partiamo da qui e sviluppiamo. Noi siamo qua. Speriamo di recuperarli. No, sì, la speranza, però se è un detto che chi vive sperando poi non fa la bella fine, allora magari cerchiamo di fare anche qualcosa, qualcosa noi, qualcosa loro, magari qualcosa costruiamo. C'è altro? Sì, io scusa, lo so che non parlo degli arbitri, però io questa domanda la devo fare perché insomma recidiva, siccome era già successo a Torino, tutte le volte che voi avete giocato una partita sul filo, quanto ha pesato secondo te il tecnico? Perché lì a quel punto probabilmente Siena aveva già svoltato e aveva comunque 6 punti di vantaggio, però mancavano circa 5 minuti, la partita è ancora aperta. Sono andati a 13 con 4 tiri liberi e poi un fallo fischiato sul. Poi siamo tornati anche a 6, no? O a 4? A 4. Con il tiro di Simone, scusa, no, stavo cercando di ricreare il film partita adesso mentre parlavo. Bene, alla fine, siccome sono 6 punti di distanza, ti potrei anche dire che 4 tiri liberi e gioco fermo forse hanno pesato, però ti chiedo anche se ha sbagliato Daniel, che cosa ha detto, se non lo so, cioè, no, allora, oppure se vi sentite a un certo punto anche un po' presentato. Innanzitutto non posso giudicare cosa è successo perché non so cosa sia successo, per cui non state le parole. Però voglio dire. Abbiamo deciso di tenere ma non abbiamo deciso perché non lo discuteria, abbiamo deciso perché credo che sia giusto soprassedere. Io poi ho troppo rispetto per gli avversari, voglio dire, io devo dire la verità, sono rimasto perplesso, e perplesso è una parola elegante, perché quando domenica pomeriggio quelli di Cremona, e non solo domenica pomeriggio, poi nei primi giorni della settimana hanno inscenato tutta sta roba qua, sembra che avessero giocato contro una squadra di cerebrolesi e voglio dire, allora, cioè, hai perso sul campo, bene, se hai da fare le rimostranze, beh, ci sono le sedi giuste, sembra che tu debba giustificare un risultato, una partita, mancando assolutamente di rispetto contro gli avversari e soprattutto, secondo me manchi di rispetto anche verso te stesso, perché vuoi coprire degli errori attraverso gli errori di altri. Allora io dico, detto che non è la sede giusta, quindi parlo per me come soggetto, non è la sede giusta. Voglio dire, ho fatto la premessa prima quando si parlava di durezza, intensità difensiva da parte da Siena, perché poi Siena viene da questo tipo di partite, che l'ultima partita di campionato l'ha giocata non so quando, ai tempi di Mumu. Allora adesso, voglio dire, chiaramente si è trasportata questa naturale tendenza a giocare in un certo modo, e noi che lo sapevamo dovevamo farlo. Poi ti ripeto, non è la sede giusta, non è il modo giusto, mi sembra veramente, cioè io voglio parlare di pallacanestro, anche un fischio fa parte di pallacanestro, però voglio dire, ecco,
cioè prima di tutto, ripeto, non nei tuoi confronti, se ti è successo, a posto? Sì, sì, no. Però mi sembra di mancare di rispetto agli avversari, sinceramente. Mi sembra di mancare di rispetto anche a noi stessi, perché noi dobbiamo prendere le energie a pensare a quello che noi potevamo fare meglio, e non quello che poteva fare meglio o peggio una terza persona. Tutto qua. Grazie. Mirko, l'ultima. Poi abbiamo Nicolò che di essere comunque reduci da due buone partite, la vittoria con Cremona e quella buona partita di oggi con Siena, quanto può essere importante visto il derby? Ma sai, i derby hanno una storia loro assolutamente particolare, poi qui ci abbiamo messo anche la particolarità che giochiamo ad Ancona alle 9 di sera, adesso però io credo che è quello che dicevo prima, no? Cioè cerchiamo di affrontare la settimana con la consapevolezza che questa partita ci deve lasciare qualcosa di positivo. Ci sono motivi, non sono motivi virtuali, sono motivi concreti. C'è da dire che questa settimana appena finita, ne parlavamo poi sabato mattina insieme con te, malgrado qualche assenza relativamente giustificata, che era stata una settimana, quella appena finita, un po' più leggera, perché avevamo speso tanto a livello mentale dopo Biella, ed è stata un po' leggera. Devo dire che, ecco, ma proprio per ancora dare più valore alla partita di oggi, malgrado la settimana per ovvi motivi sia stata più leggera, però la presenza è stata importante. Adesso dobbiamo, secondo me, fare tre giorni di sforzo vero, martedì, mercoledì, giovedì, per preparare la partita, però credo che abbiamo buoni motivi per essere positivi. Poi del derby ne parliamo noi insieme, sperando che ci siamo tutti, adesso fine settimana. Io ho toccato i testi. Bene, ok, grazie. Abbiamo ancora Melli, non andate via.